quali Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù doveva essere veramente pieno di ripugnanza per questa falsità degli scribi e dei farisei. Li chiama ipocriti e li minaccia della giustizia divina. Guai a voi. Guai da chi? Da colui che giudica e può condannare all'inferno. Voi osservate le piccole regole, pagate la decima sulla menta, sulla neta, sul cumino, piccole tasse imposte dall'autorità ebraica, e poi trasgredite le prescrizioni più gravi della legge di Dio, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Non siete giusti. Non temete Dio, non restituite al Signore come Egli vi dona la giustizia. Avete dimenticato che il giudice unico, supremo, inappellabile è soltanto Dio, e ognuno di voi, quando arriverà davanti a Dio, dovrà subire il giudizio di Dio. Lì la falsità non esiste più. L'ipocrisia non serve più. La misericordia, dovete usare con gli altri la misura che desiderate per voi. Volete essere perdonati? Perdonate. Siate misericordiosi come il vostro Padre Celeste, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa uscire il sole per i buoni e per i cattivi. La misericordia di Dio ha larghe braccia, anzi braccia all'infinito, per accogliere i suoi figli che chiedono a Lui il perdono, la forza, la salvezza. La misericordia, celebreremo adesso, fra poco, un anno della misericordia di Dio, e il Papa ha voluto che dall'8 al 12, al 14 febbraio prossimo, il corpo di San Pio e il corpo di San Leopoldo, i due grandi sacerdoti della misericordia, che hanno confessato tantissime ore ogni giorno, saranno portati a Roma proprio come segno della misericordia di Dio e della nostra fede in questa misericordia. E poi la fedeltà,
fedeltà a Dio, non tanto ai piccoli precetti che loro le avevano moltiplicate, aggiungevano precetti, erano arrivati a circa 630 precetti, la gente non ci capiva più niente. Invece voi dovete osservare proprio le regole che il Signore vi ha dato, poi senza tralasciare quelle che voi stessi vi siete imposti. Guide cieche. Voi filtrate il moscerino per non ingoiarlo e poi ingoiate il cammello, ingoiate i peccati gravi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Cioè, voi state attenti a lavarvi le mani prima di mangiare, a fare tutte queste... sono regole cui volete soggettarvi e va bene, però l'anima vostra è sporca e non ve ne accorgete. I vostri pensieri sono turbolenti e non li moderate. Il comportamento, la condotta vostra non è migliore di quelle dei pagani. Ecco, allora voi sarete giudicati, perché il Signore vi ha guidato, vi ha istruito, vi ha salvato dai nemici, e voi invece rimanete come pietre, duri, duri di cuore, duri di cervello. Così la definizione che dà Gesù è la definizione che la stessa Sacra Scrittura, per bocca dei profeti e dei giusti dell'Antico Testamento, hanno da rimproverare. Ricordate San Giovanni Battista, è stato decapitato perché rimproverava la trasgressione, l'ipocrisia del re Erode, della moglie, della corte. Oggi celebriamo la festa di San Ludovico, re di Francia. È nato nel 1215, quindi era vivente San Francesco, e morre nel 1270. Pensate, era così virtuoso che sembrava in lui non ci fosse nessuna passione. Era tanto timorato di Dio che ogni giorno leggeva la scrittura, leggeva gli scritti dei santi padri, che sono insegnamenti per la vita di ogni giorno, e insegnava proprio con virtù ai suoi cortigiani, ai suoi ufficiali, a servire il Signore. E due volte è andato verso la Terra Santa con due crociate. La prima volta è stato sconfitto perché l'esercito è stato colpito dalla peste, quindi a quel punto che vuoi difendere più? Scese a patti col sultano, ma la prima cosa che chiese lasciare liberi i propri soldati e anche lui di visitare la Terra Santa. Trasformò la crociata in un pellegrinaggio, tornò in Francia e riformò i costumi, istituì scuole, fondò chiese, contribuì moltissimo proprio alla trasformazione cristiana della Francia. Poi alla fine organizzò un'altra crociata, ma arrivato a Tunisi, purtroppo di nuovo viene colpito dalla pestilenza e muore per sua volontà disteso sulla cenere, con le braccia incrociate, chiedendo gli ultimi sacramenti. Un cristiano vero, un vero santo. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Ludovico IX, re. Due volte ti dà vita la mamma che ti porta al fonte della grazia. Rinasci per il cielo.
Adesso posso dire: sei re e figlio mio, e con più gioia ancora tu sei figlio di Dio. Già ti portò nel seno, ti nutre del suo latte, ti stringe sul suo petto, invoca Dio per te. Per questo, Ludovico, diventi testimone, preclaro per virtù e luminosa fede. Coltivi la pietà, persegui la giustizia, ricordi al tuo popolo di rispettare Dio. Sconfiggi l'ignoranza istituendo scuole, erigi ospedali per aiutare gli infermi. Moltiplichi le chiese, aiuti i sacerdoti, proteggi i religiosi, inviti i francescani. Risplende già in Francia la fiamma di Francesco. Ci tieni a fare tua la bella sua Letizia. Può ogni bisognoso bussare alla tua porta. Per essi sei un padre e un generoso amico. In tutto il regno vuoi il regno del Signore. Difendi la morale, punisci la bestemmia. Conduci due crociate, ma eviti la guerra. La croce non combatte, dicevi ai tuoi soldati. Contrai l'epidemia e in Tunisia muori. Sei stato, o re di Francia, un re secondo Cristo. Canto numero